Ciao a tutti e bentornati alla consueta rubrica del sabato sugli impresentabili, perché se li conosci li eviti. L'impresentabile che vi presento oggi è un politico del nuovo centrodestra, un partito che ormai ha più indagati e condannati che elettori, si chiama Roberto Formigoni, detto il Celeste, ex presidente della Regione Lombardia, attuale presidente della Commissione Agricoltura del Senato, votato grazie ai voti del Partito Democratico. Formigoni è quello che, se mettete su internet, si arrabbiava moltissimo, però sentendosi macio in un aeroporto perché non l'hanno fatto entrare, non gli hanno fatto prendere un aereo perché è arrivato tardi, però lui si sente macio perché si è arrabbiato. E, essendo del nuovo centrodestra, chiaramente ha coinvolto in indagini, è plurimputato per vicende gravissime, ormai è quasi proprietà transitiva: se sei nel nuovo centrodestra automaticamente sei anche imputato, indagato e condannato. E le due vicende principali riguardano corruzione, associazione a delinquere rispetto alla sanità lombarda. Lui, da presidente di Regione Lombardia, ha fatto una serie di favori degli ospedali a San Raffaele, alla Fondazione Maugeri, e grazie a questi favori, pagati chiaramente dai soldi dei contribuenti lombardi, pare abbia ottenuto una serie di regalie, come le chiama lui, di ogni tipo, grazie tra l'altro all'intermediazione criminale, in questo caso, di un suo carissimo amico che si chiama Pierangelo Daccò, arrestato e, se non sbaglio, poi condannato anche in appello. E Formigoni, appunto, ha dato appalti e ha ricevuto in cambio vacanze a Caraibi, beni di lusso, viaggi esotici, l'uso di uno yacht, un grande sconto per l'acquisto di una bellissima villa in Sardegna, oltre che denaro contante, secondo i magistrati, non meno di 270.000 euro cash. Poi ci dicono che non ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza. E altra inchiesta che riguarda sempre il tema della sanità lo vede di nuovo imputato per corruzione. Pare che lui abbia ricevuto mazzette e, sempre in questo caso, regalie di ogni tipo: noleggio di aerei privati, viaggi in Sudafrica e Croazia, l'affitto di due elicotteri per St. Morris e la Valtellina, perché comunque gli piace fare le vacanze, il tutto per aver favorito, anche in questo caso grazie all'intermediazione di un ex consigliere regionale di Regione Lombardia, Gianluca Guarischi, e abbia favorito una multinazionale, Ernex, che produce apparecchiature sofisticate per l'individuazione precoce dei tumori. Sempre con i soldi nostri, sembra che abbia favorito questa multinazionale, in cambio abbia avuto delle regalie. L'ultima inchiesta che lo coinvolge è quella su una discarica di amianto, la discarica di amianto di Cappella Cantone. È imputato per induzione indebita, la vecchia concussione. Secondo i magistrati, questo ve lo leggo, Formigoni, abusando delle proprie funzioni politiche e amministrative, avrebbe indotto alcuni imprenditori a dare o a promettere indebitamente somme di denaro a vantaggio della Compagnia delle Opere di Bergamo, quindi Comunione e Liberazione, queste cooperative bianche che hanno preso tanti appalti nel nord e sembra che siano molto molto poco trasparenti. Ora, questo è il presidente della Commissione Agricoltura del Senato, e il Partito Democratico si regge grazie ai voti e all'appoggio di un partito come il Nuovo Centrodestra, ripeto, che ha delle situazioni giudiziarie inquietanti. Questo è un senatore della Repubblica che voi, io anche, paghiamo da tanti tanti anni. Io penso che manchino le informazioni, che il servizio pubblico, soprattutto la RAI, quando invita gente come Formigoni, oltre agli incarichi che ricopre, appunto presidente della Commissione Agricoltura, dovrebbe scrivere sotto anche in televisione i carichi pendenti o la situazione giudiziaria, così tutti quanti potremmo conoscere le vicende giudiziarie che riguardano personaggi come Formigoni e poi valutare se votare ancora il Nuovo Centrodestra o il Partito Democratico, che grazie al nuovo centrodestra riesce a tenere in vita il governo, ovvero Renzi, il rottamatore. Renzi governa grazie al partito più indagato della storia della Repubblica.